Ciao a tutti, io sono Yuri, questa è la mia palestra ed oggi voglio costruire un bilanciere. Oh sì ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati a tutti quanti. Oggi avete sentito, voglio costruirmi un bilanciere fai da te. Proprio così. Come mai? Vi starete chiedendo. Siccome un bilanciere non è sicuramente uno dei... gli attrezzi che io consiglio di costruirsi da sé, perché comprarne uno decente senza spendere l'ira di Dio si può stare anche sui 150 euro, si trova già qualcosa di decente con la quale allenarsi al meglio e quindi è un investimento che vale la pena fare, visto anche poi lo stragrande numero di esercizi che ci si va a fare, praticamente tutto. Quindi sicuro il consiglio primario è quello di comprarne uno se ne si ha l'esigenza. Detto questo però, io in questo caso mi trovo in una situazione particolare perché ho invece l'esigenza di realizzarmi un bilanciere specifico. Questo perché mi sono iscritto alla mia prima gara Strongman. Proprio così, ho fatto già qualche spoiler su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram andate a seguirmi perché lì avete sempre qualche spoiler in anteprima. Gara Strongman che è composta per l'esattezza da due prove. Una, sollevamento massimo di log lift, e per quello sono già a posto perché ho già il mio bel loghettino qua, che magari voglio anche andare a modificare, farmi uno nuovo, ma questa è un'altra storia. E invece un deadlift con un bilanciere che però non è lo standard bilanciere da powerlifting 29 mm, ma un'asta un po' diversa, cioè un bilanciere con un diametro di 34 mm. In pratica è un semplicissimo tubo del 34. E visto che al variare del diametro del bilanciere varia un po' anche tutta quanta l'alzata, l'esecuzione, eccetera, eccetera, mi sono detto, ma perché non realizzarmi un bilanciere ad hoc per l'occasione, con la quale io posso allenarmi al meglio con le stesse identiche sensazioni di gara, e allo stesso tempo portare anche un bel contenuto sul canale, perché no, può essere comunque anche un'ottima soluzione per chi non dovesse avere proprio nessuna disponibilità economica per andare a comprarsi o nessuna intenzione di volersi comprare un bilanciere e preferisce realizzarselo da sé. Se magari ha già anche i tubi a casa, i ferri, eccetera, eccetera, vediamo come poter realizzare un semplicissimo bilanciere fai da te per la vostra home gym. Detto questo, non perdo altro tempo in chiacchiere. Voi mi raccomando, se questi contenuti vi interessano, iscrivetevi al canale schiacciando il tasto qua sotto e attivando la campanella e lasciate già anche un mi piace e un commento in cui mi dite qualsiasi cosa, domanda, curiosità o suggerimento. Noi partiamo immediatamente con i lavori. Eccoci qua, la prima cosa che ci serve quindi per realizzare questo nostro bilanciere fai da te è l'asta, composta, come vi ho anticipato, da un tubo da 34 mm di diametro e 3 mm di spessore, che è in pratica il tubo più standard che si possa trovare in giro, quindi dovreste riuscire a trovarlo da qualsiasi parte. Ovviamente è molto più grosso rispetto a un bilanciere normale da 28 o 29 mm, ma innanzitutto è quello che interessa a me perché in gara avrò questo, e punto numero 2, è molto più economico rispetto a un tondo pieno da 29 per esempio, più facile da reperire. Quindi vedete voi che tubo utilizzare. Io parto da questo che mi sono già tagliato ad una lunghezza standard di 220 cm, quindi come un bilanciere olimpionico qualsiasi. Perciò mettiamo da parte subito l'asta centrale e pensiamo invece ai manicotti di caricamento dei dischi. Per quelli useremo ovviamente invece un tubo da 50 mm di diametro, perché adattabili ai dischi olimpionici anch'essi. Tubo da 50 mm, sempre 3 mm di spessore, e andiamo a tagliarci due pezzetti da 45 cm. Ecco qua i manicotti da 50. Visto però che il 34 all'interno del 50 ballerebbe un bel po', cioè troppo spazio, andiamo a creare anche degli spessori tagliando dei pezzettini da quest'altro tubo che è un 42, quindi una misura intermedia tra i due che si infila nel 50 e dentro alla quale si infila il 34. Così è ancora un po', c'è ancora un po' di spazio, ma poi andando a saldare il tutto dovrebbe stabilizzarsi. Perciò mi vado a tagliare 4 pezzetti da 4-5 cm, dei pezzettini. Mm.
Molto bene, ecco i nostri quattro pezzettini. Direi che siamo già pronti per iniziare a saldare, perché questi li andrò a saldare all'estremità dei 250 mm. Vediamo cosa viene fuori. Eccoli qua, quindi due tubi da 50 fatti. Per concludere i manicotti non mi resta che piazzare anche i due stop finali, diciamo, dove si vanno ad appoggiare i dischi. Quindi mi ritaglio due dischetti da questa piattina, faccio un foro del 50 per infilarli sui manicotti e poi ritaglio e saldiamo. Perfetto, eccoli qua, andiamo a saldarli alle estremità dei manicotti. Oh sì, guardate un po' che bei manicotti. Ora andiamo a stondeggiare un pochino questa parte quadrata qua, che è proprio brutta, e poi possiamo concludere andando a saldarli alla barra. Oh yes, guardate qua che belli questi manicottini, sembrano quasi professionali. Possiamo andare a saldarli all'asta. Voilà. Guardate come si infilano. Volendo avrei potuto anche escogitare un modo per lasciarli liberi di ruotare, un po' come fosse un vero bilanciere con i cuscinetti, ma onestamente a cosa mi serve? Sicuramente non vado a farci clean and jerk o snatch con questo bilanciere, ci andrò a fare principalmente solamente stacco, e quindi è abbastanza inutile. Tagliamo il tutto, che diventa anche tutto molto più stabile e solido. Oh yes, guardate un po', bilanciere strongman completato. Ma quanto è bello! Molto più bello di quello che mi aspettassi. Mi chiedo perché non me lo sia fatto prima un bel bilancierino fai da te. Male non fa, ci posso caricare quello che voglio. Impugnatura un po' più grossa del normale, ma fa solo bene. E quindi a questo punto direi che possiamo volare a testarlo con qualche bel chilo. Eccoci qua, pronti per andare a testare questa bellezza con la mia sessione settimanale di stacchi regular, in questo caso dei blocchi, perché ovviamente in gara dovrò andare a fare dei tire deadlift, quindi dei deadlift dove però sul bilanciere sono caricate delle gomme di una macchina che quindi hanno un diametro più grosso di un disco normale, cioè 75 cm, e di conseguenza il bilanciere mi risulta più alto da terra rispetto che con dei dischi standard. E perciò io, non essendomi ancora fatto delle wagon wheel, cosa che accadrà a brevissimo, non spoileriamo altro, vado a fare degli stacchi dai blocchi, molto semplicemente. Let's go! Ah, nel frattempo ho anche pesato il bilancierino, perché ovviamente dobbiamo sapere quanto pesa, ed è venuto circa 8,5 kg, che è un numero proprio delle balle che farò fatica a sommare, per cui mi sa che lo approssimo a 10. Che ne dite? Perché altrimenti i calcoli diventano difficili. Quindi, breve warm up e andiamo a testarlo. Per l'occasione, vista l'impugnatura più grossa, mi sa che
è il caso di iniziare a usare anche le fascette. Ovviamente fascettine My Protein, per cui vi lascio il link qua sotto in descrizione per andare a comprarle e risparmiare grazie al codice sconto YuriMeep. Devo arrivare a fare due serie da tre ripetizioni abbastanza pesantine, quindi saliamo un pochettino con questi carichi. Molto bene, prima vera serie a circa, dovrebbero essere 180 kg. Yes! Come vedete, il bilancierino non dà segni di cedimento. Anzi, davvero bello. Passiamo ad un 190, direi. Pesantino. Direi che non sono proprio più abituato a fare stacchi regular, avendo fatto un bel periodo di sumo, poi soprattutto dei blocchi così alti, è tutto a carico della bassa schiena. Devo abituarmici un po'. E quindi, che dire, tutto qua, amici. Questo voleva essere semplicemente un video in cui vi mostravo che, volendo, anche un bilancierino fai da te è realizzabile. Ovviamente non sarà equiparabile ad uno olimpionico con cuscinetti, cazzi e mazzi, ma ci si può allenare davvero egualmente e ottenere comunque degli ottimi risultati, come avete potuto vedere, anche con dei carichi decenti. Ora i miei stacchi fanno pena, lo so, non sono neanche oltre i 200 kg, però comunque non ha dato segni di cedimento, di stortarsi, di piegarsi. Vedremo un po' nel tempo, vi farò sapere come risponde, come si comporta. Per ora direi che è tutto qui. Voi mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate. Io vi ringrazio come al solito per la visione. Ci vediamo alla prossima con un bel nuovo video.